Allora, vieni qua, bimbo. Fatti fare. Mi mimetizzo. No! Ok, facciamo comunque lavato è lavato, quindi possiamo anche raccoglierlo e dargli da mangiare. Lavato è lavato, adesso è ora di mangiare. Guarda, qui c'è una banana di fianco al water. Ok, come si prende il bambino? Oh. No, è entrato, è entrato dentro la grata! Ah. Tra pochi giorni diventerò papà e nonostante mi sia informato a dovere frequentando il corso preparto e parlando con tante figure competenti, ancora mi manca la pratica. Motivo per cui ho deciso di chiedere aiuto a qualcuno che di esperienza ne ha essendo padre ormai da anni, ossia il buon Eren Blaze che dovrà insegnarmi a diventare padre grazie a Who's Your Daddy. Unico problema è il bambino non sarà un bebè qualsiasi, sarà Dlarz. Prima di cominciare vi ricordo che da lunedì a venerdì mi trovate in live qui su YouTube a partire dalle ore 7, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto live, short e video. Cos'è sta schermata? Anche voi avete gli hot dog? No, c'è una cosa che hanno gli occhi fuori dalle orbite. Okay, mica sembra allora. Tipo, oh, please, baby kid, I'm stuck. Simo, cosa fai dietro quella porta? Cosa ho mangiato? Salve. Come si apre la porta? Non so. Aspetta. Scusa. Ma scusa, ma ti sei spogliato davanti a me. Ciao, Simo. No, stavo sburando. Ecco, dimmi. Allora, ciao Simo. Aiuto! Ma che cazzo? Okay, allora, tu in questo momento sei qui per insegnarmi a fare il genitore. Tra un po' diventerò papà. Tu lo sai da qualche anno ormai, quindi ora mi devi insegnare che cosa bisogna fare per evitare che il bimbo muoia. Allora, Tiara, innanzitutto è importante che ti crei una famiglia, che metti radici, quindi approvo questa tua scelta. Ok. E come vedi, questo è quello che diventerai dopo un po' di tempo. Un albero, un gigantesco albero. Devi praticamente ottenere una pazienza pari a un albero. Ok. Quindi che sta tipo secoli immobile. Ok, beh, buono a sapere. Questa è la prima regola. Ma senti, dov'è il parco? Non lo so, dovremmo essere a casa tua, mica a casa mia. Ma che cazzo è successo al braccio? Un gue. C'è due pechegno. No, fra, sei il papà di quel pechegno. Subumano, su cazzo di subumani. Oh rimastino, dove cazzo sei finito? Fra, aspetta. Sti subumani youtubers. C'è una vape. Oh, bello. Ah, mi sono fatto... Oh, ho appena svapato. E sono verde ora. Ma non dovresti fare sta cosa. Vabbè, l'ho fatto lontano dal bambino. Dov'è il bimbo? C'è di sopra. Io ho molta cacca addosso. Che cazzo sei, Dadi? Cos'è quello scorpio? Vieni, fatti abbracciare. No, che brutta immagine. La prima regola è provare a lanciarlo dalla finestra. Se resiste a quello, resisterà a tutto. Ok, allora apri la finestra. No. Qua c'è una finestra. Ah, no, aspetta, questo qua è l'armadio. Aia. Alla finestra. No, Simo. Ha fatto malissimo. Provo, vediamo se resiste. Dove sei? No, Daddy, please, don't do it. Ah, non posso lanciare mio figlio. Ah, questo è un problema. Sono svenuto, Simo. Dove sei? Ecco, gli assistenti sociali devono chiamare. Sono morto, ma perché sono morto? Ma che è sta merda? No, vedo tipo la scritta un po' tipo cancellata, ciao. Un po' tutto in nero. Simo, quanto sei veloce! Andiamo dal bimbo, va là. Andiamo a prenderci cura di questo bambino, mi devi insegnare un po' di cose. Prima di tutto dobbiamo portargli la frutta, perché la frutta fa bene. Ok, quindi la tipo... La pananona. La candela, che te ne la pare? La candela non si può mangiare. Dici? Ah, sì, no, allora perché l'ho mangiata prima? Perché sei un cretino. Ah, ok. Ah. Dai, tu sei un bambino, non puoi dire ah. Ah, no, c'hai ragione. Dov'è devi il bimbo? Dire e mettere peti. Dove sei? Ma... Ah, io mi posso sparare. Sono morto, che succede? Ma come sei morto? Oi. Ah, salve. Ah, eccolo qui. Ciao. Cibalo. Ah, perché stiamo esplodendo? Cosa succede? Cosa sta succedendo? Sono morto. Ok, sono vivo. Allora, guarda, così è come si gioca con i bambini. Ma non penso che sia così. Aia! Vieni qua, bimbo Dani. Ciao, amico mio. Come stai, bene, figliuolo? Bene, ora che ce l'ho in braccio, cosa devo fare? Andiamo a fargli il bagnetto. Ma non mi colpire! Aia! Sono scappato! Vieni qui, pezzo di merda, bambino di merda. Ok, va bene, andiamo a fare il bagnetto al bimbo. Ehi, no. Ma si ribella. Allora, ho preso il bimbo. Aia. Io continuo a scappare. Calmiamolo con una padellata in testa. Ce l'hai la padella? Allora, adesso, caro bimbino, andiamo a fare un bel lavaggino. Ok, ma qua su c'è la cantina, non penso sia qui il bagno. Va benissimo. Allora, qua c'è l'esterno, andiamo in piscina. No, papà, io faccio lo youtuber, non mi lavo. Ma tu sei troppo piccolo per fare lo youtuber, esatto. Ah, è vero. Allora non mi lavo e basta. Ok, ma Simo, perché siamo per strada per fargli il bagnetto? Perché guarda qua, c'è l'autolavaggio. Chissà come si fa.
C'è l'auto lavata, ce ne vuole per le allora, auto. Vai, lavati. Aspetta, aspetta, lo spingo io se vuoi. Vai, prego, fai quello. No, appoggialo. Ma io ho paura. So. Non riesco ad appoggiarlo, si è appiccicato. Non ti voglio. Dani, scendi. Allora, vieni qua, bimbo. Fatti fare. Mi mimetizzo. No! Ok. No, ok, forse così non posso mandarlo là sopra. Aspetta, aspetta. Aia! Perché aia. Esplodi? No, c'è la macchina. Ben visto. Aia! Che botta ha preso? Non puoi scappare, vieni qua. No. Senti, Tier, proviamo ad andare in piscina. Che sì, dici? Andiamo in piscina. Magari se lo lancio lì dentro si sciacqua un attimo. Allora, aspetta. Se io salto qua, no? Oh! Ma mi sei mollato sopra! Ma questo gioco, ma chi cazzo l'ha fatto? Cioè... Ma perché esplodo? Cos'è che mi fa esplodere? Non lo so. Sono io. Cos'è? Il skipping shout. Ti sparo tipo i semi. Ah, ok. Fastidiosissimo. Dove l'ho mandato? In aria. Ah, niente. Io speravo di un minuto rimanente. Per cosa? Forse sta morendo. Di presto, fame. Dobbiamo fargli dobbiamo il dargli del cibo. Dobbiamo dargli del cibo. Prendiamo il cibo. Corri, corri, corri. Perché le auto vanno a cibo classico da neonati. Voglio una lasagna. No, non da qua. Non da qua. Porta di cucina. Orca puttana, aia. C'è un problema. Dimmi. C'è... Non possiamo dare del latte, cibo. C'è del latte, qua, è qua. No, no, ci servono le mamme, ci servono le mamme. Noi siamo papà, non siamo in grado di cibare nessuno. No, lo sto bevendo io, lo sto bevendo io. Aspetta, daglielo da bere. No! Nutrisciti! Nutrisciti! Come si nutrisce? Oh, ma è il mio latte! No, mi è caduto... l'ho bevuto io. No, non mangiare il figlio, non mangiare il figlio. No, no, non voglio mangiare il figlio. Cos'altro può mangiare? Mancano 8 secondi. La piscina! Vieni voglio in piscina! Andiamo in piscina! Tiralo in piscina! Vieni! Nascondilo, non lo vedrà nessuno. Morto affogato. No, abbiamo vinto noi. Come? È vero, ma solo perché mi sono lasciato condizionare dalle figure adulte. Ma che stronzata è? Aspetta. Ah, vedi però. Ok, scusatemi, sono un cretino. Vabbè, ma lo sapevamo. Penso che Dani possa cercare di uccidersi in qualche modo. Noi dovremmo cercare di impedirglielo. Comunque ho trovato il bagno, Simo. È letteralmente questa porta qua. Ma il bagno in cucina hanno messo sti deficienti. Non lo so che idea di merda abbiano avuto. Comunque apriamo l'acqua. Ma la grata è aperta. Sì, inizia ad aprire l'acqua così facciamo. Ok, va bene. E poi andiamo a prendere il bimbo. Arrivo. Mamma mia, che bimbo cacapalle. Mamma mia, dov'è quell'aborto mancato? Ma poverino, ho capito che è un po' strano, però. Voglio i miei soldi dei 18 anni. Ma frate, ma hai due mesi. Rappresentazione vera di io a 17 anni e 364 giorni con la mia famiglia. Vabbè, ma quello è legittimo. Lo andiamo a lavare. Andiamo a lavare, andiamo a lavarlo. Allora, papà, fammi la cresima, voglio i soldi. Sì, adesso ti faccio la cresima, ti metto sott'acqua per 3 minuti. Vai. No, non penso vada bene quello. Se resisti sarai all'altezza della famiglia. Ma per quale motivo non si sta riempiendo la vasca? Dovevo abbassare qui. Visto. Potremmo aver appena allagato la casa. Vabbè, intanto noi laviamolo. Guarda aspetta. Che carino, fa il bagnetto. Stai dentro! Scusa. Vedi, così si lavano i bambini. Ok, ma anche... È stata una pessima idea darti la possibilità di farla a Mandragora. Mandragora, non Mandragora. Allora, così. Ma che cazzo? Sturare. Ma che cosa cazzo sta succedendo? E questo è il metodo per sturare l'ano quando sono intappati. Ok, ma l'hai provato su di me, aia. Vabbè, almeno sai cosa si prova. Basta sturarmi le chiappe. Praticamente questo lo infili sul bimbo. Per il culo. Fallo con lui. Ok, Simo, ho un'altra domanda per te. Ma è normale che i bambini camminino sull'acqua? Figlio di Dio. Io sì, perché il mio nome da trapper è Drip Jesus Baby. Perché? Non lo so. Vabbè, volevo... intanto senti, facciamo comunque il lavato l'acqua. È lavato, quindi possiamo anche raccoglierlo e dargli da mangiare. Lavato è lavato, adesso è ora di mangiare. Guarda, qui c'è una banana di fianco al water. Ok, come si prende il bambino? Ciao. No, è entrato dentro la grata. Piatelo. No, è in cantina. Come si arriva in cantina? Di qua? Non lo so, mi ricordo. Dove è sceso? Dove è andato il bastardo? Non sapete dove sono sbucato? Comunque sta tipo esplodendo un tombino fuori. Non so che succede. Sì, ma cosa ti succede al braccio? Eccolo! Trovato! Bagliato. Fanculo! Fanculo, se ne stai zitto. Adesso ti faccio... Fatti asciugare! Ti do un po' di educazione. Vieni qui, pezzo di me. Vieni qua, mangia. No, gli ho fatto mangiare un asciugamano! Simo, Simo, non menarlo! Adesso prendo la cintura, prendo. Se non no, stai no. Un po' fermo. Simo, aspetta! Sociale. Simo, piano, non picchiare... Aia, Simo! Ok, e che sia l'ultima volta che fai così, Forse perché ha bisogno del lattuccio. No. Dio, ma cosa è successo qua? No, sono a posto. Chi è che ha vomitato? No, Simo, appena...
No, ha appena turbo sbinciato il bimbo. No, che schifo. Ho vomitato terriccio e concime. Ah, vabbè, il mio classico pranzo di quando ero piccolo. Sì, sì, sì. Certo, certo, io pure adesso. L'ho mangiato oggi a pranzo. Delizioso. Perché? Allora, gentilmente, allora, bimbo, potresti andare là dentro che ti asciughi? Nel forno, sei sicuro? Qui? Sì, 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 giuro che funziona. Bro, ma sei sicuro che sia una buona idea? Sì, sì, lo è. Ho mangiato una cosa che c'era nel forno. C'era una potato e l'ho mangiata premendo E. I. E ora la lezione bonus. Il tuo bambino un giorno crescerà e diventerà suo... A sua volta padre. Quindi okay, ora vediamo cosa sarà in grado di fare. Oh cazzo, io sono la mandragola, mo. Io cosa sono? Oddio, ma io sono il padre col coso turchi e posso volare col tasto sinistro. Guarda, Tiar, un pannolino sporco, ce lo mangiamo. Vai, 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 passa, condividilo. Ma che schifo. Mi sono tutto smerdato. Che schifo. Cocco melon. No, c'è padre tacchino, c'è padre tacchino. Come c'è padre tacchino? Padre tacchino, padre tacchino, aiuto. Non mi prenderà mai. Dov'è padre tacchino? Ok, non può prenderlo entrambi. L'ho pestato, l'ho picchiato. Menalo, menalo. Bastardo, non ti riconosco. Non vi vedo. Vabbè, raga, io vado a farmi una doccetta, perdonatemi, ma ne ho bisogno. Aia. Una mazza da baseball. Ah, raga, io mi sto facendo una piccola doccia e mi sto lavando. Nella lavatrice, però. Ma sono morto. No, Dani! Dani, no! Aia! Non mi trai, non mi colpire! Che cazzo fai? No. L'ho appena comprata Che chi ti ha insegnato rate, a fare il genitore? 10 rate, devo pagare, me la stai scassando! Oh, ma perché mi colpisci? Dov'è che hai imparato a menare i bambini? Non si fa. Chi è che te l'ha insegnato? Chi è il pessimo insegnante? È colpa di tua mamma che t'ha viziato troppo. Io gliel'avevo detto da quando eri piccola che non doveva. Ma io mi scassacavo. Alla faccia tua, questa è benzina. Fuori di casa. Questa è benzina. E io mi do fuoco. Fuori di casa, te ne devi andare. Ok, però fammici andare. Se proprio devo andare fuori di casa, no? Oddio, c'è un... una candela. Non ha preso fuoco la benzina. No. Fammi scendere. Fammi scendere. Sto cercando di dar fuoco alla benzina. Vai, Tiar, ora. Sì, no, sto bruciando. Dani, asciugami. Dani, asciugami. Ho messo l'altra benzina addosso. Oddio, cazzo. Ti sei cotto. Sì, mi sono cotto. Che buono. Cioè, invece che aiutarmi, hai versato altra benzina. Sì, volevo vedere che succedeva. Ah, si muore.